Bari la giornata della memoria e dell'impegno al ricordo delle vittime della mafia. È tempo, dice Don Ciotti, che ognuno faccia la sua parte. Buonasera dal TGR della Puglia. Oggi è la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie che l'Associazione Libera ha scelto di celebrare quest'anno a Bari. Stamane la marcia con decine e decine di migliaia di persone giunte da tutta Europa per scandire i nomi delle 700 e più vittime della criminalità organizzata, uomini e donne che continuano a morire ogni volta che li si dimentica. Raffaele Gorgoni. Centinaia di nomi scanditi che piovono su decine di migliaia di persone che sfilano in loro ricordo. I nomi delle vittime della mafia, tutti uguali, ma ciascuno porta nel cuore un nome più di altri. Sì, per me personalmente è il nome di Antonino Scopelliti, che è il papà di Rosanna. Ed è il giudice che era il titolare della pubblica accusa nel maxi processo in Cassazione. È stato ucciso prima di Falcone e Borsellino. Ancora un'edizione, la 13ª della giornata che ricorda le vittime della mafia, fortemente voluta da Don Luigi Ciotti, ha visto non solo i giovani e le loro associazioni sfilare, ma anche una forte presenza istituzionale. Sono qui perché penso che le istituzioni debbano testimoniare la loro presenza in manifestazioni come questa. Sentiamo proprio, diciamo, il dovere di essere presenti. Anche voi venite da Rossano? Sì, veniamo da una scuola di Rossano. Novità assoluta, una forte presenza internazionale. D'altra parte, dice Don Ciotti, la mafia si globalizza e quindi è necessario globalizzare la battaglia per la legalità. Per manifestare contro la camorra. La camorra è una presenza seria dalle vostre parti? Sì, purtroppo sì, dalle nostre parti sì. Purtroppo a Napoli vige da tanto e quindi noi stiamo protestando appunto per questo. Forte la presenza del mondo della scuola, tanti gli insegnanti, tantissimi gli studenti, anche perché l'educazione alla legalità comincia nelle aule. Abbiamo iniziato un percorso con i bambini, abbiamo anche istituito un consiglio comunale dei ragazzi, però non per scimmiottare, veramente per insegnare loro che cosa vuol dire il rispetto delle regole. Regole, parola magica che si coniuga sempre con il rispetto delle stesse. Ci torna su il presidente della Camera, Fausto Bertinotti, e il ministro degli esteri, Massimo D'Alema, pur se con accenti diversi. Ma oggi, almeno per un giorno, la scena la ruba questo popolo tra i 15 e i 25 anni. E va bene così. Se veramente si vuole combattere la mafia, allora... certezza della pena, non è possibile che si patteggi. Gli assassini hanno il 33% di sconto, non è possibile. Siamo arrivati ai saldi della giustizia, basta. E Mario Congiusta, il padre di Gianluca Congiusta, una delle vittime dell''ndrangheta nella Locride, a riassumere il senso della manifestazione di oggi e la richiesta che viene da questi giovani, da questa gente che vuole più Stato dove c'è dolore, più Stato dove ci sono lacune, come è accaduto a Gela, come è accaduto quando è stato scarcerato il figlio di Rina. Ricordare, commemorare le vittime delle mafie, ovunque ci sia chi calpesta la dignità, noi siamo in piazza a protestare, ma soprattutto per dire che la loro memoria serve per costruire il nostro presente e il nostro futuro. I nomi delle vittime di mafia, quelli scritti su questi cartelloni e tanti altri che in questa manifestazione sono stati pronunciati, ricordati ininterrottamente, non sono solo memoria, sono una testimonianza, un impegno chiesto da tutti questi giovani, dalla gente che è qui, alle istituzioni, perché non abbassino la guardia contro la criminalità organizzata. C'è da fare molto. Ma è solo possibile con il noi, non con l'io, che ognuno si assume di più la propria quota di responsabilità. Una società responsabile, non la chiamiamo più società civile, perché civile è una parola che tutti usano, noi diciamo bisogna essere civili e responsabili. Quello che avete messo in moto a Palermo durerà? Lentamente, come sempre succede a Palermo, ma la città si sta svegliando. Sono tanti i politici in mezzo alla folla di Bari. Non sono in testa al corteo, ma fra la gente, come chiedono le associazioni antimafia. Per il vice premier D'Alema le migliaia di giovani in piazza sono un fatto straordinario. A questa gente, dice il presidente della regione Puglia, Vendola, bisogna chiedere perdono a nome delle istituzioni per le tante collusioni, chiedere scusa anche a nome di chi festeggia una condanna con i cannoli. È la smentita totale dell'idea che liberandoci dello Stato si possa costruire la libertà. È l'idea forte che bisogna ricostruire uno spazio pubblico, solo che pulito. C'è un'Italia viva che è molto meglio di un pezzo di classe politica che la rappresenta e soprattutto bisogna
battesi per confiscare i patrimoni dei mafiosi. Contro la mafia, dice Di Pietro, non servono parole, ma atti concreti della politica. Si fa come abbiamo fatto noi dell'Italia dei Valori, candidando le vittime di mafia, i testimoni che hanno fatto arrestare i mafiosi. Si fa come abbiamo fatto noi, dicendo no all'indulto. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. Dove? Foggia, andiamo spesso a Foggia. Poi quando ci fu il famoso tragico crollo di Viale Giotto, che fu distrutte intere famiglie, eccetera, io fui particolarmente vicino alla città. Tanto è vero che Foggia è l'unico caso della storia d'Italia in cui le persone, le famiglie danneggiate furono risarcite in tempo reale ed ebbero una nuova casa in tempo reale, in due anni, una cosa che in Italia non è mai successa. Il presidente è stato anche testimone di nozze di questa ragazza che è rimasta orfana e che si è sposata. L'abbiamo portata con noi, è stata con noi in vacanza, eccetera. Lei era una famiglia di compagni, eccetera. E poi abbiamo assistita, diciamo, era una ragazza grande. Abbiamo trovato un nuovo sostegno familiare. E quando si è sposata l'ho accompagnata all'altare. Ha fatto il padre. E questo evento ha colpito tutta la città. E questo mi hanno fatto cittadino onorario con voto unanime del Consiglio Comunale, tutti, compresa la destra, Forza Italia, perché sennò non avrei accettato. Non avrei mai accettato. Quindi c'è un legame forte. Ciao! Voi dovete mettere a Allargatevi! Buongiorno, esattamente presente.